Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar su Fa la cosa giusta nella sua edizione online. Fa la cosa giusta è la principale fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. Io sono Corinne Barbieri, sono la responsabile del programma culturale della fiera e oggi siamo qui per presentarvi questo webinar dedicato a quattro progetti di cooperazione in territori rurali divisi in quattro aree diverse, che sono l'Albania, la Palestina, l'Etiopia e la Bolivia. Do subito il benvenuto a tutti i nostri ospiti, partendo da Michela Fabbri, responsabile comunicazione di Educaid, benvenuta. Eleonora Paro, project manager anche lei di Educaid. Diego Donzelli, project manager di Copy. Barbara Archetti, presidente Vento di Terra. E poi abbiamo Emilio Cabasino dell'Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo e Elisa Masi, anch'essa sempre dell'Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo. Io do la parola a Maurizio D'Avoglio, presidente di ATR. Vi ricordo che potete fare domande, anzi accogliamo con molto piacere le domande nella chat qua sotto domande e risposta e vi auguro un buon incontro, ci vediamo alla fine. Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio gli amici di Terre di Mezzo che ci ospitano nella loro fiera Fa la cosa giusta che quest'anno si tiene online. Sono i nostri soci, sono cari amici e li ringrazio di cuore per ospitare questo nostro convegno che si tiene all'interno di Fa la cosa giusta, all'interno dei 10 giorni di eventi. E si tiene anche all'interno del percorso che porta verso gli stati generali della solidarietà e della cooperazione internazionale. Ecco, quindi, come è già stato detto, noi questa sera presentiamo quattro progetti. Uno lo presenterò direttamente io, perché i nostri amici partner della Bolivia non potevano partecipare questa sera all'incontro, mentre gli altri tre progetti saranno presentati dai dirigenti, dai rappresentanti delle ONG capofila di progetto. Che cosa hanno in comune questi quattro progetti? Sono progetti in cui convivono e si combinano il turismo e l'agricoltura. Il turismo e l'agricoltura hanno un profondo rapporto fra di loro per due ragioni fondamentali. L'agricoltura con i suoi prodotti è fornitrice per l'industria turistica, per la ristorazione in particolare, ma è anche un attrattore turistico. Le aziende agricole, le piantagioni, gli allevamenti possono essere visitati e questo è un elemento di attrazione per i turisti, che vengono a conoscere i prodotti locali, possono assaggiarli, possono ascoltare la narrazione che riguarda la produzione di questi prodotti, possono comprarli. Ecco, quindi l'agricoltura è fondamentale, è fondamentale. E voglio aggiungere un altro aspetto per noi importantissimo, che è approfondito nelle linee guida per la cooperazione e lo sviluppo nel turismo che abbiamo scritto, e cioè che quando si propone il turismo come driver per lo sviluppo di un territorio, il turismo deve sempre essere in aggiunta, mai in sostituzione rispetto alle attività agricole preesistenti. Quindi l'agricoltura deve sempre essere difesa e mantenuta assieme a tutte le altre attività, assieme alla pesca, assieme all'artigianato, assieme al commercio, assieme alla piccola industria, mai abbandonata. E in questa situazione così drammatica della pandemia che stiamo tutti vivendo, questo nostro assunto emerge con forza. Sopravvivono bene, meglio di altri, coloro che hanno mantenuto le attività tradizionali e per i quali appunto il turismo era un'attività ed è un'attività aggiuntiva. Ecco, brevemente vi descrivo il progetto in Bolivia, il progetto Cipaia, che riguarda la comunità Cipaia, una comunità andina, un popolo, un piccolo popolo che ha una sua identità molto forte dal punto di vista storico, linguistico e delle tradizioni, è un territorio dove c'è un'agricoltura
basata soprattutto sull'allevamento ovino e sul lama, e anche in questo caso il visitatore può vedere un paesaggio popolato da animali, già questa è una cosa, diciamo, gradevole. Può trovare anche nella cucina i latticini, per esempio, le carni che provengono da questi allevamenti, ma poi può assistere anche ai sistemi di gestione delle acque, i corsi d'acqua, i canali, i sistemi di irrigazione che sono molto complessi e che vedono impegnata tutta la comunità, che ha una profonda tradizione cooperativistica. Tutti gli abitanti, tutti sono tenuti a delle sorti di corvée a favore della comunità per la gestione delle acque e di altre attività. E poi si può assistere ad un'altra attività molto particolare. È un territorio caratterizzato da delle dune. Queste dune si spostano a causa dei venti. Quindi si scoprono dei territori, e anche questi territori vengono coltivati, territori nuovi che vengono coltivati man mano che le dune si spostano. E gli abitanti sono orgogliosi di far vedere queste attività di recupero di terreni. Ecco, quindi c'è un'agricoltura importante, la quinoa è ovviamente un prodotto di gran lunga prevalente alla base dell'alimentazione della popolazione locale, viene offerta in vari modi anche ai turisti, assieme anche ad altri prodotti minori. È un territorio in cui si possono fare tantissime altre cose, c'è un importante salar, c'è un museo etnografico gestito tra l'altro dagli studenti di una scuola, si può assistere a delle attività tradizionali, a una particolare tipo di edilizia molto caratteristica, ad altri riti, ci si può incontrare con queste popolazioni che hanno questo popolo che ha una propria visione cosmologica, per esempio, sull'origine dell'uomo, sull'origine della loro comunità, delle credenze religiose molto interessanti e molto particolari. Ecco, noi con il progetto siamo riusciti a compiere alcune azioni. C'era un albergo abbandonato che derivava da un progetto precedente, purtroppo non è andato a buon fine, l'abbiamo ristrutturato, oggi l'albergo è aperto, chiaramente in questo periodo i flussi turistici sono interrotti, però l'albergo è pronto per ospitare i turisti nel momento in cui ci sarà la riapertura, il rilancio dei flussi turistici. C'è il ristorante, c'è un servizio di guida con persone che si sono formate appositamente per accompagnare i turisti in questo splendido territorio. Ecco, io finisco qua, volevo soltanto aggiungere un aspetto che mi pare molto importante, mi pare importante condividerlo fra tutti noi e con tutti coloro che stanno assistendo a questo nostro convegno. E cioè, noi abbiamo tanti progetti, alcuni quattro li presentiamo qua, ce ne sono degli altri, uno viene presentato domani alle 16, sempre nell'ambito di Fa la cosa giusta e riguarda il Myanmar. Noi siamo molto preoccupati per i nostri partner, siamo molto preoccupati per le comunità, perché vedete, il turismo sta soffrendo in tutto il mondo, però nei nostri paesi, in Italia, nei paesi europei, ecco, può contare su due elementi su cui non possono contare tante popolazioni, tante comunità di altri continenti e di altre aree del nostro globo. Una è che da noi esiste un turismo domestico interno che, seppure non completamente, però in gran parte compensa i mancati flussi dall'estero. E questo lo abbiamo visto benissimo anche in Italia nel corso dell'estate. E questo è un primo punto. Il secondo punto è che abbiamo una politica di ristori, i ristori che vanno a vantaggio degli operatori turistici costretti alla chiusura dei propri esercizi o alla cessazione delle proprie programmazioni. In tanti paesi questi due aspetti non ci sono. Non esiste un turismo interno o è comunque scarsissimo e non ci sono politiche di ristoro. Non ci sono perché non ci sono le condizioni economiche. E quindi le comunità soffrono tantissimo.
ed è importante che nelle prossime occasioni che ci capiteranno di presentare dei progetti, di dare delle continuità ai progetti già realizzati, si possa sempre pensare che anche il turismo, assieme ad altre attività economiche, può essere un driver per una ripresa economica di questi paesi. Quindi sarà giusto concentrarsi sulla solidarietà sanitaria, certamente, ma senza dimenticare che questi paesi che stanno soffrendo tantissimo hanno anche bisogno di supporto dal punto di vista dello sviluppo economico. E qua mi fermo e rilascio, devo dare la parola alla prima relatrice, anzi, prima relatrice, il primo relatore che è Emilio Cabasino, che io ringrazio per la sua partecipazione, ringrazio lui ed Elisa Masi, che rappresentano qui in questo nostro convegno l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Sentiamo che cosa ci può dire della situazione generale della cooperazione, dell'AICS, che cosa sta facendo. Ci interessa moltissimo conoscere le azioni che sono in atto, i programmi che sono in atto. Prego Emilio, grazie. Bene, benissimo. Allora, grazie a Maurizio D'Avolio, grazie a Fa la Cosa Giusta di averci permesso di partecipare e di essere qui con voi questa sera. E una brevissima parola di presentazione dell'AICS. L'AICS è l'Agenzia Governativa per la Cooperazione allo Sviluppo e ha, diciamo, in carico la gestione pratica, amministrativa e una parte della programmazione che viene svolta insieme al Ministero degli Affari Esteri in tema di cooperazione allo sviluppo. E abbiamo un sito web sul quale si possono, quindi Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, si possono trovare le informazioni su dove operiamo, come operiamo. E nella fattispecie io mi interesso nell'ambito dell'Agenzia per la Cooperazione del settore del patrimonio delle attività culturali che molto spesso vengono associate, quindi nelle attività di cooperazione allo sviluppo, anche al turismo e al turismo sostenibile. È evidente che l'argomento del turismo responsabile e sostenibile è per noi di grande importanza, così come anche l'approccio che è stato delineato dall'AITR nella bozza di linee guida che ha presentato. E siamo perfettamente consapevoli che il turismo responsabile e sostenibile è una giusta risposta al tema del turismo di massa, che in particolare nei momenti di pandemia evidenzia tutti i suoi più grandi limiti. E noi abbiamo una scommessa che dobbiamo giocare. Da un lato si deve fare sviluppo, ma dall'altro dobbiamo sostenere quelle attività di sviluppo che rientrino poi nei goal del millennio. Quindi la sostenibilità di quello che noi facciamo è una condizione necessaria per poter portare avanti i progetti che noi dobbiamo sostenere. E quindi è una scommessa, come potete capire, come ciascuno di voi sa, non facilmente declinabile, ma bisogna lavorare in questo senso. Un altro argomento che a me sta a cuore e sul quale io lavoro all'interno dell'agenzia è il fatto che il turismo sostenibile è, diciamo, un'attività trasversale a diversi ambiti di intervento. Oggi qui si parla dell'agricoltura, io appunto mi occupo di patrimonio culturale, ma poi lo ritroviamo declinato anche in altri. Noi lavoriamo anche all'interno della nostra agenzia divisi per settori, quindi comunque lo si trova nelle questioni di genere, si può trovare diffuso su altri ambiti. E quindi per me è importante creare all'interno dell'agenzia, e ci stiamo lavorando, stiamo creando un gruppo di lavoro proprio per fare in modo che anche in settori diversi nei quali si interviene, l'argomento del turismo responsabile e sostenibile sia evidenziato nella sua trasversalità, perché è importante valorizzare quello che si fa
E molto spesso, come spesso accade, poi la mano sinistra non sa quello che fa la mano destra, mentre invece noi abbiamo assolutamente la necessità di fare azioni di sistema. Il turismo è presente nelle linee di indirizzo triennali che noi dobbiamo seguire, che sono declinate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, quindi è presente proprio anche nelle nostre linee di indirizzo triennale, ma è evidente che non è così facile, diciamo, perché, come l'ho evocato adesso anche Maurizio D'Avolio, in questo momento si parla molto di emergenza sanitaria ed è molto più facile parlare e spiegare come si fa sviluppo se lavoriamo in ambienti industriali, se lavoriamo su regalando o comunque promuovendo attività imprenditoriali o infrastrutturali. Noi lavoriamo su un'infrastruttura che è di carattere sociale, che è molto più difficile da costruire sia come domanda sia come offerta. E io quindi direi che diciamo, non vorrei aggiungere molto perché sono qui soprattutto per ascoltare. Volevo soltanto dire ancora due cose, collegandomi anche a quello che sta dicendo, che ha appena detto Maurizio D'Avolio. Cioè, è fondamentale da un lato sviluppare questo dialogo strutturato che noi abbiamo come agenzia, perché ascoltare le vostre esperienze per noi è prezioso, sia per conoscere il modo con il quale noi progettiamo il nostro modo di intervenire, per migliorare quello che facciamo, fare economie di scala ove possibile e soprattutto appunto quindi capitalizzare, perché sono tante le organizzazioni che lavorano e lavorano bene ed è importante che questo sia conosciuto. C'è un aspetto che volevo ricordare della Bolivia, per esempio. Tanto quanto noi appunto abbiamo un approccio in cui presentiamo e lavoriamo con le comunità locali per quelle che sono le linee di sviluppo, quanto abbiamo anche da imparare. Nel caso della Bolivia, dove io ho avuto l'avventura di andare, c'è questa legge sulla madre terra, c'è la Pachamama, che è, diciamo, inserita tra le leggi fondamentali dello Stato. Ecco, io sono rimasto veramente molto colpito perché in Bolivia la legislazione nazionale con questa legge sulla Pachamama, la Magna Mater dei latini, se vogliamo, è però, si ritrova, ma è incredibilmente moderna nell'approccio che manifesta in una linea di politica nazionale. Naturalmente legata lì alle comunità indigene, al fatto che la Bolivia dell'epoca di Morales ha riscoperto e quindi ha voluto portare avanti lo Stato plurinazionale, quindi riconoscendo le diverse nazionalità. Però, ecco, io quello che voglio dire è che tanto quanto noi possiamo portare strumenti, modalità e aiuto, tanto quanto noi abbiamo da imparare molto spesso dalle persone, dalle popolazioni, dalle comunità con le quali noi veniamo in contatto, per orientare anche noi stessi e imparare un modo diverso anche di approcciarsi ai problemi sui quali noi lavoriamo. Ecco, io scusate, sono stato forse molto generalista, ma tenevo a dare così un inquadramento di carattere generale su quello che facciamo e soprattutto a dire vi ascolto volentieri. Grazie. Grazie Emilio, ci fa sempre piacere ascoltarti, sei stato sempre vicino alla nostra associazione e mi fa piacere che anche questa sottolineatura dello scambio che esiste nella cooperazione, cioè noi portiamo risorse, portiamo professionalità, ma c'è anche da ricevere. E quello che abbiamo ricevuto dalla comunità Cipaia è proprio la forte coesione sociale che esiste fra i componenti di quella comunità, che si sentono molto uniti con i loro aspetti identitari, con la loro storia, la loro tradizione, di cui sono molto orgogliosi. E noi abbiamo dovuto anche, diciamo così, avere un certo garbo con loro, che altri non avevano avuto nel passato, mi si permetta di dire questa cosa, di rispetto
perché nel concetto di turismo responsabile c'è il profondo rispetto per la comunità locale, il riconoscimento della sua sovranità e quindi anche un adeguamento dei progetti a quelle che sono le aspettative, le priorità, gli interessi, i diritti della comunità locale. Questo è, l'abbiamo imparato molto, credo bene. Ecco. Do quindi la parola adesso a Diego Donzelli di COPI, che è l'ONG capofila di un progetto nel quale noi siamo tuttora partner, un progetto in Etiopia al lago del vulcano Wenchi. Prego Diego. Grazie Maurizio, grazie a fare la cosa giusta per aver organizzato questo webinar che è assolutamente interessante e assolutamente attuale con la riscoperta dell'agricoltura e della vita rurale. Permettetemi di condividere lo schermo con una piccola presentazione che può aiutare a seguire questa breve discussione sul progetto in Etiopia. Il progetto è finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e implementato in collaborazione con l'Associazione Italiana Turismo Responsabile. Infatti la parte del settore turistico, la componente turistica, è una componente di primaria importanza per quanto riguarda il successo di questo intervento. Prima di tutto vorrei inquadrare un attimo l'area geografica. Il distretto di Wenchi si trova nelle Highlands etiopi, nel cuore della regione Oromia. E la popolazione che vive all'interno di questo cratere vulcanico, di questo vulcano ormai spento, si occupa principalmente di agricoltura e pastorizia. Quindi sono una popolazione prettamente pastorale e è una popolazione di circa 4.500 persone che vivono all'interno di questo cratere, di un vulcano ovviamente ormai spento, ma che ha lasciato un terreno fertile, un clima più mite rispetto all'esterno del cratere, che favorisce l'attività agricola e l'attività pastorale. Il progetto, come detto, è finanziato dall'Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo, implementato da COPI sul terreno, in partnership con l'Associazione Italiana Turismo Responsabile, che si è occupata della parte di training, di formazione, di consulenza turistica, che come detto è una parte assolutamente centrale del progetto. Abbiamo lavorato per 2 anni circa in collaborazione con la cooperativa locale Wenchi Ecotourism Association, che si occupa di tutta l'attività turistica all'interno del cratere vulcanico di Wenchi. Il progetto ha visto una prima fase di identificazione degli attrattori turistici con una visita di hikes sul terreno, in cui si è cercato di trovare gli attrattori turistici, quindi le cose che principalmente potevano essere interessanti per un turismo responsabile, per un tipo di turismo rurale quasi, definirei. In seguito a questa identificazione sono partite le opere infrastrutturali e la selezione delle associazioni di donne che si occupano della gestione di queste infrastrutture e la formazione che è stata fatta appunto in collaborazione con l'Associazione Italiana Turismo Responsabile. Dopodiché si è partiti con l'attività turistica, che però a causa della situazione pandemica che noi conosciamo ha purtroppo subito un forte calo. In realtà le attività stanno riprendendo adesso con un turismo locale, soprattutto etiope. Per quanto riguarda il progetto, si è cercato di valorizzare la realtà locale, quindi la produzione agricola, la cucina tradizionale, le culture, le tradizioni,
l'artigianato locale, l'attività agropastorale e senza dimenticare l'ambiente naturale. Infatti il rispetto dell'ambiente è una componente fondamentale per il settore turistico e soprattutto per il settore ecoturistico. Infatti senza l'ambiente naturale che circonda questo, che caratterizza questo luogo, il turismo non avrebbe quasi senso. Per cui si è cercato di integrare la produzione agricola e la cultura locale con le attività turistiche che potevano essere interessanti per i turisti che visitano le aree. Per quanto riguarda le infrastrutture, sono state fatte degli interventi molto limitati e diciamo eco-friendly. Infatti è stato fatto un campeggio principalmente per ragazzi e backpackers, dove abbiamo tavoli per picnic, piazzole per le tende, un magazzino per l'associazione di donne che lo gestisce per vendere quei prodotti che possono essere utili. E si è cercato anche di pensare alla situazione sanitaria con la creazione di toilette ecologiche a secco e di compostaggio. Per quanto riguarda un altro attrattore fondamentale di questo luogo, abbiamo l'area termale che è stata semplicemente equipaggiata con uno spogliatoio, un riparo per la pioggia, dei tavoli da picnic ancora e delle toilette ecologiche. Poi si è pensato ai percorsi di trekking che permettono di visitare tutto intorno al cratere con i suoi quasi 20 chilometri di percorsi, con dei piccoli punti di riposo, di ristoro, gestiti dalle famiglie che vivono vicini a questi punti di ristoro. Sono stati inseriti dei cestini per evitare di sporcare il luogo e dei cartelli che davano delle indicazioni su come comportarsi e, come sempre, le toilette ecologiche. Infine abbiamo pensato di valorizzare l'artigianato locale e la cultura locale con la costruzione di un tukul, che è una struttura circolare tipica del luogo. In questo caso è stata fatta non di legno e fango come da tradizione, ma si è cercato di fare una struttura più duratura in mattoni con un tetto non in paglia ma in lamiera che potesse dare una sostenibilità a quest'opera più duratura nel tempo. Infine sono stati inseriti tutta una serie di cartelli informativi lungo i percorsi per spiegare la tradizione locale, per spiegare quale tipo di colture vengono coltivate, quali le insete, che è il falso banano, il cocio e è la base della dieta della popolazione locale e con tutte le loro differenze nella cucina e nella preparazione degli altri alimenti. Infine si è voluto anche dare un occhio al settore acqua, in quanto l'accesso all'acqua è un bene fondamentale per l'essere umano. La popolazione locale fino a questo momento prendeva acqua da fonti non protette, in parte contaminate da fluoro, che avevano grossi problemi, soprattutto nei bambini, con problemi di fluorosi che danneggia le ossa, i denti, eccetera. Per cui sono stati realizzati due acquedotti che forniscono acqua sia all'interno del cratere, sia alla cittadina subito fuori dal cratere, con 9.000 persone che hanno avuto accesso ad acqua potabile e sicura. Un altro componente molto importante è l'ospitalità turistica. Infatti uno dei problemi del cratere era la mancanza di strutture ricettive dove i turisti potessero passare la notte. Si è pensato di selezionare 10 famiglie e supportarle tramite dei finanziamenti fatti da una cooperativa di saving and credit che è stata sviluppata al luogo. E queste 10 famiglie beneficiano della possibilità di ospitare turisti, quindi un'attività generatrice di reddito, e i turisti beneficiano
dell'ospitalità, potendo vedere come vive la popolazione locale. Si è cercato di migliorare ovviamente le condizioni generali delle abitazioni con delle toilette, anche in questo caso ecologiche, costruite dalla popolazione locale sulla base del design che è stato fornito dal progetto, e si cerca di valorizzare la cultura locale e i prodotti locali, in quanto i turisti principalmente mangiano insieme alle famiglie e mangiano quello che mangiano le famiglie. La promozione turistica è ovviamente una componente fondamentale, per cui è stata sviluppata una guida turistica in collaborazione con MITRE, una mappa per gli escursionisti, in modo tale che sia possibile anche per un escursionista solitario accedere e visitare le aree, anche se ovviamente l'attività con le guide, con i barcaioli e con l'associazione che fornisce i cavalli per le gite a cavallo sono fondamentali per dare appunto un reddito aggiuntivo a questa popolazione. Inoltre è stato fatto anche un video che verrà presentato a breve. Il turismo deve essere di tipo responsabile. Per questo è stato sviluppato un parametro che i turisti devono seguire. Infatti il turista, come diceva probabilmente prima Maurizio, deve adattarsi alla comunità locale. Non è la comunità locale che deve adattarsi al turista. Il turista è un visitatore, deve vedere quello che è la realtà del luogo, ma non può avere delle pretese nei confronti delle tradizioni locali. Questa è in breve la presentazione del progetto. Ringrazio di nuovo Maurizio Fa la cosa giusta e ringrazio l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo per aver finanziato il progetto. Grazie Diego. Aggiungo solo che per me è stata una grande esperienza andare per due volte a visitare questo territorio e soprattutto a incontrare la popolazione locale, perché noi abbiamo voluto costruire questo progetto con un forte coinvolgimento della popolazione locale. Assieme a Diego abbiamo incontrato agricoltori, abbiamo incontrato barcaioli, guide a cavallo, abbiamo incontrato produttori di miele, le donne che producono il cocio, che distillano l'arache. Abbiamo incontrato i preti sacerdoti della chiesa copta ortodossa del territorio. Abbiamo voluto esplorare tutte le esperienze umane che possono essere di interesse anche nel rapporto con i turisti. Quindi è stata una grande soddisfazione vedere anche poi i risultati di questo progetto, che sono tutti in stand-by, in attesa che ci sia la ripresa auspicata del turismo. Adesso do la parola a Eleonora Paro, che di Educaid, che è stata partner nel progetto guidato da CRIC in Palestina, con il progetto Sumud. Prego Eleonora. Buonasera a tutte e a tutti. Anch'io ho una presentazione e appena Diego interrompi la condivisione del tuo schermo, procedo condividendo la presentazione. Si è interrotta la condivisione? No. No? No. Scusate. Com'è possibile? Sì, ci scrive Silvia che può essere l'host che può interrompere la condivisione. Quindi può essere Rossella. No, pare di no.
Ok, ecco. Scusate. Bene. Okay. Eleonora, tocca a te. Allora, vediamo. Ok, dovreste vedere la mia presentazione ora. Io appunto sono Eleonora Paro, lavoro per EducAid e attualmente sono in Palestina per lavorare alle attività di EducAid all'interno del progetto Sumud in Libera Terra. È un progetto finanziato da AICS e viene come capofila il CRIC, come ha detto Maurizio, che è il Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione, e insieme a noi nel consorzio sono presenti la RIDS, Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, e due partner palestinesi che sono il Land Research Center e il Mosaic Center. E Sumud in arabo significa resistenza, pazienza, ma anche resilienza. E questo è un progetto che si sviluppa in Cisgiordania meridionale, in particolare nei governatorati di Hebron e di Betlemme, che ha inteso rispondere alla complessa situazione economica delle famiglie residenti in queste aree, agendo su più versanti per promuovere un vero e proprio sviluppo integrato, che è quello che proverò a spiegare nei prossimi minuti. E va sottolineata senza dubbio l'importanza politica di questo progetto, che in un'area semidesertica della Palestina, costantemente privata delle proprie risorse naturali e a rischio di confisca, agisce anche per contribuire al recupero di aree agricole e alla loro protezione dalla presenza israeliana. Il progetto infatti è intervenuto in diverse località dell'area C, un'area che in base agli accordi di Oslo è abitata da palestinesi ma è sotto controllo militare israeliano. Qui infatti i vincoli di accesso alla terra e agli investimenti da parte dei proprietari non solo riducono i redditi delle famiglie che vivono di agricoltura, ma spesso obbligano all'abbandono di queste aree. Questo favorisce l'erosione e offre la possibilità all'autorità militare israeliana di considerarle terreni di Stato, quindi adatti alla realizzazione di nuovi insediamenti. Il progetto Sumud nei suoi interventi ha applicato un approccio che è chiamato Landscape Management, grazie al quale il territorio viene analizzato e recuperato attraverso una visione olistica che tenga conto degli aspetti ambientali ma anche di quelli sociali, della sua storia, della comunità e dei valori identitari di chi abita un territorio. Questa metodologia permette di definire i piani di sviluppo considerando ambiente e paesaggio in relazione alla sfera umana, non snaturando ciò che la storia ha creato, ma valorizzandolo e al tempo stesso utilizzando le risorse in modo compatibile con l'ambiente. Attraverso questo approccio il progetto si è concentrato su tre pilastri, che sono il sostegno all'agricoltura e all'agrobiodiversità, anche attraverso la compatibilità climatica in relazione ai cambiamenti climatici, e arrivando ad estendere l'area coltivabile per produrre maggior reddito e riaffermare il diritto alla terra in un'area che, come ho detto, è a rischio di confisca, sia lavorando per la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale, inserendolo in nuovi percorsi turistici responsabili e anche inclusivi, sia supportando l'imprenditoria locale e includendo maggiormente le persone con disabilità nel processo di sviluppo di questo territorio. Restituire la terra ai contadini in queste aree significa sicuramente fare un atto di resilienza e lo è anche garantire l'accesso e i servizi di supporto all'agricoltura. In questa direzione, quindi, soprattutto grazie al lavoro congiunto di CRIC e del Land Research Center, sono state adottate buone pratiche agricole e sono stati utilizzati sementi resistenti adattati a questi territori che hanno contribuito ad aumentare la redditività delle culture. Inoltre, come altro ambito di intervento agricolo e di protezione ambientale, sono state applicate tecniche di raccolta e conservazione dell'acqua e sono stati realizzati 2 chilometri di strade rurali. Tutti questi interventi
all'interno del pilastro di sostegno all'agricoltura hanno contribuito direttamente ad aumentare il reddito delle famiglie che vivono di agricoltura, ma anche a valorizzare il territorio nel suo complesso, che oggi è più produttivo, più difficilmente a rischio di confisca e soprattutto è al servizio di tutta la comunità locale. Questo territorio più sicuro e più accessibile oggi ha infatti sostenuto anche una crescita della mobilità interna, favorendo una riscoperta da parte dei suoi residenti, che oggi possono tornare a vivere questi luoghi anche attraverso gite, escursioni o visite. E Sumud ha inoltre, come ho detto, avviato anche un percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale nell'area di Al-Burj, dove grazie all'impegno e al lavoro del Mosaic Center è stato realizzato il restauro conservativo di una parte della cittadella fortificata risalente al periodo crociato che potete vedere in foto. Sono stati realizzati nella stessa area anche un museo vivente della casa e i servizi recettivi per accogliere i turisti come un coffee shop e servizi igienici anche accessibili. L'edificio fu costruito per proteggere l'antica strada che collegava le pendici occidentali di Hebron con l'area meridionale della Palestina, fu utilizzato nei secoli come residenza, come rifugio, come base militare. Oggi, dopo il restauro dell'area, anche in chiave di accessibilità, grazie alle consulenti dell'esperto RIT, Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, e all'applicazione delle metodologie dello Universal Design, le pietre e questo luogo è tornato a raccontare la sua storia, sia alla comunità che lo abita e soprattutto ai turisti che vi faranno visita. Qui potete vedere un breve video appunto dell'area, che è completamente accessibile e che speriamo possa presto attirare turisti alla scoperta di questo luogo che ha tanto da raccontare. E per quanto invece riguarda l'attenzione all'inclusione, che come EduCaid ci riguarda in modo particolare, nell'area di Al-Burj le persone con disabilità e soprattutto le madri di persone con disabilità sono state coinvolte in percorsi di formazione finalizzati a fare rete e avviare processi di microimprenditorialità legati al potenziale sviluppo turistico di quest'area. D'altra parte anche a favorire il loro empowerment come donne e come madri di persone con disabilità che per questo vivono uno stigma. Queste sono le donne, scusate, non ero andata avanti con la presentazione, nell'area di Al-Burj e anche in visita in altre zone della Palestina. Per fare rete, per conoscere le altre realtà e le altre associazioni di madri con disabilità, di cui vi parlerà più avanti la mia collega. Una particolare attenzione che è stata dedicata all'interno di questo progetto alla promozione di un turismo per tutti in Palestina. Un turismo per tutti è quello che garantisce la totale fruizione delle persone con disabilità agli spazi e alle strutture turistiche, riconoscendo loro il diritto di viaggiare e di godere dei servizi turistici. E in questa direzione, quindi, allargando l'analisi non solo all'area di Al-Burj, ma anche alle città di Betlemme e di Hebron, 5 persone con disabilità, dopo essere state formate da Gian Piero Griffo, che è esperto della RIS, hanno svolto una mappatura dell'accessibilità dei luoghi e delle strutture ricettive per valutarne l'accessibilità. Ne è emerso un report approfondito che è stato utile alla definizione di linee guida per lo sviluppo di turismo inclusivo in Palestina, ma anche alla creazione di una mappa interattiva e di un video finalizzato alla promozione di un turismo per tutti nelle aree target. Il progetto Sumud, in questo senso, rappresenta un audace sicuramente esperimento di sviluppo integrato, in cui resilienza e sviluppo hanno trovato uno spazio comune tra i 3 settori di intervento che vi ho presentato. È un buon punto di partenza per continuare a pensare ad interventi sostenibili che, da un lato,
ci permettano di cogliere e di valorizzare l'autenticità socioculturale delle comunità locali con cui entriamo in contatto e dall'altra di promuovere davvero un turismo responsabile che crei sviluppo al sistema nel suo complesso. Tutte queste attività che vi ho presentato insieme alla presenza e all'esperienza di Educade in Palestina da tanti anni hanno contribuito all'ideazione di una proposta turistica che ora la mia collega Michela Fabbri vi presenterà. Grazie per l'attenzione. Grazie Eleonora. Prima di dare la parola a Michela vorrei sottolineare che ci sono arrivate delle domande. Una penso sia rivolta agli organizzatori a fare la cosa giusta e che riguarda la disponibilità della registrazione, cioè quando è che la registrazione sarà disponibile. Un'altra domanda riguarda un po' tutti noi sulla messa a disposizione anche di queste presentazioni. Noi potremmo impegnarci per esempio come associazione a ospitare le presentazioni nel sito. E poi viene chiesto, e qua mi rivolgo proprio direttamente a Eleonora, chi è che gestisce il centro e chi sono i possibili utenti, fruitori del centro. Ecco, quindi l'aspetto gestionale delle attività promosse dal progetto. Per centro intendiamo il centro di Al-Burj, il centro che è stato rinnovato. Sì, suppongo di sì, non è indicato nella domanda. Suppongo di sì. Il centro sarà gestito appunto da questa associazione, di questo gruppo di giovani di Al-Burj che andranno a rendere vivo anche il museo vivente di cui vi citavo appunto la creazione e che insieme alla comunità locale di Al-Burj gestirà tutta la ricezione turistica, nel senso, poi lo spiegherà meglio Michela, il gruppo di donne che preparerà il cibo, i giovani che invece gestiranno e animeranno il centro. Quindi è ancora in fase di strutturazione questa la gestione del centro, abbiamo ancora gli ultimi mesi, gli ultimi settimane per portare a termine questo progetto che comunque ha risentito della crisi sanitaria, però sì, questa è la risposta, ecco. Spero sia stata esaustiva e se c'è altro sono qua. Grazie Eleonora. Michela? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. In realtà Eleonora ha fatto una presentazione molto esauriente, però appunto io poi vi farò vedere anche un brevissimo video per in qualche modo illustrare come questo progetto ci ha dato un po' l'opportunità di concretizzarne un altro che avevamo nel cassetto, che era cioè quello di proporre di costruire un itinerario che in Palestina, precisamente in Cisgiordania, perché ovviamente Gaza dove operiamo l'abbiamo dovuto escludere per questioni diciamo di sicurezza, che volesse appunto coniugare un approccio turistico, seppur responsabile, a quello invece all'aspetto del vivere una profonda relazione con la popolazione locale. E questa relazione che si può concretizzare andando a visitare, per esempio, a fare esperienze all'interno di quelli che sono i progetti che noi abbiamo in corso in Palestina. E tra questi ce ne sono diversi che riguardano proprio le donne con disabilità o madri di minori con disabilità. Diciamo che
il diritto delle persone con disabilità è proprio uno dei nostri, dei focus dei nostri progetti di cooperazione internazionale. E quindi diciamo che le beneficiarie, ecco, sono soprattutto, appunto, rientrano in questa fascia e sono e hanno, come dire, una grandissima necessità di dialogo, di ricevere e di costruire una relazione verso l'esterno. Questo perché, diciamo, attraverso i nostri progetti che consentono loro un percorso di formazione professionale e di avvio, di sostegno verso la creazione di micro attività imprenditoriali, ecco, in questo, diciamo, in questi percorsi identificano la loro opportunità di riconoscimento sociale. E molto spesso, appunto, il lavoro per loro è l'unica opportunità e di uscire dalla famiglia, perché purtroppo, diciamo, le giovani donne con disabilità non hanno molte possibilità di unirsi in matrimonio, e dobbiamo considerare, appunto, che la società palestinese per certi versi è ovviamente una società ancora molto tradizionalista. Dall'altro canto, questo riguarda in maniera molto, come posso dire, forte anche le madri di bambini con disabilità, appunto, come già aveva accennato Eleonora, si portano proprio uno stigma sulla loro pelle. E come tra l'altro Maurizio ha potuto constatare, perché con lui abbiamo fatto una missione ed abbiamo partecipato, abbiamo conosciuto molte appunto delle nostre beneficiarie, abbiamo anche partecipato ad alcuni incontri presso istituzioni, ne ricordo uno presso la Camera di Commercio di Nablus che ci ha particolarmente, devo dire, no, colpito, perché in un momento in cui si stava facendo una sorta di debriefing sul progetto, si stavano distribuendo gli attestati di partecipazione con i dirigenti a queste, appunto, donne che avevano superato tutti questi percorsi, una delle beneficiarie ci ha detto finalmente grazie a questo progetto sono diventata quella che cucina, perché aveva appunto organizzato una cucina presso la propria abitazione, si era strutturata per fare un servizio catering e quindi per contribuire al sostentamento economico della sua famiglia. Ora la gente, i miei, diciamo, concittadini mi indicano come quella che cucina e non più come la madre dei 5 disabili, perché purtroppo aveva 5 bambini, tutti con disabilità uditive, e quindi fino a quel momento della sua vita era stata identificata, no, all'interno del proprio ambiente sociale esclusivamente con questo. E quindi diciamo che il progetto SUMUD ci ha dato l'opportunità, ecco, di coniugare, di inserire questa tappa in un itinerario che abbiamo immaginato, che va a toccare ovviamente quelli che sono alcuni luoghi classici turistici, che però vengono, diciamo così, presentati da guide locali. Michela, non ti sentiamo più, o perlomeno io non ti sento più. Locali, di te? Adesso sì. Provo, scusate, provo a togliere le cuffie, così mi sentite meglio? Così sì. Mi sentite meglio? Sì. Ecco, scusatevi. E quindi dicevo che, appunto, la tappa, diciamo, di SUMUD è stata inserita intanto per questo valore aggiunto, questa occasione e possibilità di relazione con le donne
che accoglieranno appunto i visitatori e i turisti. E d'altro canto, perché sono... Sentite male? No, ci sono delle difficoltà, forse è meglio se sei verso la conclusione. Allora guardate, farei una cosa, manderei il video, visto che il video è in regia, ecco, sì, magari intanto mandiamo il video, sì. E poi proviamo a riprendere. Mi dispiace, sì, ci deve essere un problema. No, perché abbiamo anche parecchi altri, abbiamo anche altri, quindi ecco, insomma, allora sono già le 7. Presentiamo il video. Ecco, sì. Il vento scella via, hai una lausia, حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا. بتروح ايام عالبال بتعن بتروح.
Bene, grazie Michela. Grazie a Io voi. Devo anche rispondere ad una domanda che è arrivata, che ci chiede com'è che si può dare una risposta alla voglia di fare dei turisti responsabili. Io voglio ricordare che nei viaggi organizzati dai nostri tour operator ci sono sempre dei momenti di incontro con le popolazioni locali, con gli esponenti della vita civile, sociale, culturale, religiosa, politica, dei luoghi, e quindi già c'è un aspetto di incontro, c'è un aspetto di narrazione, di storytelling importantissimo. E poi vengono proposte sempre delle esperienze. Noi abbiamo, diciamo, praticato il turismo esperienziale quando questa parola ancora neanche veniva utilizzata in letteratura turistica, perché lo stare assieme agli agricoltori, assieme ai pescatori, assieme agli artigiani, assistere alle loro attività, a volte parteciparvi direttamente, tutto questo viene offerto da sempre, da più di 20 anni nei viaggi organizzati dai nostri tour operator. Ed ora do la parola a Barbara Archetti, che è capofila con Vento di Terra del progetto in Albania, nel quale anche noi siamo partner, che ci presenta questa esperienza molto interessante, anche questa di interrelazione fra il turismo, la natura e l'agricoltura. Prego Barbara. Grazie, innanzitutto grazie sia all'Associazione Italiana per il Turismo Responsabile e a Fa la Cosa Giusta per questa opportunità. Grazie a tutte le persone che mi hanno preceduta, che hanno già raccontato degli spunti molto interessanti anche attraverso i progetti che come organizzazioni della società civile realizziamo all'estero, ma poi tanti di noi operano anche sul territorio nazionale. Io vi racconto di un progetto che stiamo implementando in Albania, provo anch'io a far partire una presentazione nella speranza che non... Oh, ok, allora, share screen, devo questo. Ok. Spero che sia visibile e che capisco perché non mi fa. Ok, il progetto che stiamo realizzando in Albania è un progetto sempre finanziato dalla cooperazione, dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, si chiama Urban Lab ed è un progetto abbastanza diciamo composito che prevede diverse azioni ed è pensato per favorire e dare un stimolo ulteriore allo sviluppo territoriale di un'area particolare dell'Albania che è l'area di Vjake. È un progetto che viene realizzato anche con una partnership molto, molto ampia con diversi enti, ognuno dei quali sia a livello del network italiano sia del network albanese ha un expertise specifico che è stato portato all'interno di questa iniziativa. Lavoriamo su ambiti diversi, prevediamo degli interventi che hanno delle ricadute sulla partecipazione alla formazione dei giovani e delle donne, ma anche degli interventi più specifici di studio e pianificazione territoriale che sono stati portati avanti ad esempio dal Politecnico di Milano, al Dipartimento di Studi Urbani che è partner dell'iniziativa, e uno sguardo molto particolare sul turismo responsabile, ITR, associazione partner, insieme anche alla ONG CEI. Vi introduco, insomma, vi porto proprio in Albania con questo welcome e con questo nuovo edificio che noi abbiamo realizzato nel corso di questa iniziativa. È un'iniziativa che ha già 2 annualità alle sue spalle, che abbiamo già realizzato, è in corso l'ultima annualità di progetto con le criticità che quest'anno porta con sé, ma devo dire che stiamo riuscendo ad andare avanti bene. In Albania la risposta è sempre molto positiva. Urban Lab è appunto un laboratorio urbano, è un nuovo centro in architettura bioclimatica che noi abbiamo realizzato insieme ai nostri partner locali nel territorio di Vjake. Ha già insomma delle particolarità, innanzitutto è appunto la prima struttura in architettura bioclimatica presente in Albania e realizzata in tutto il territorio nazionale. Chi conosce Vento di Terra sa che questo è diciamo un app
approccio a cui noi teniamo moltissimo. Si parla di sostenibilità ambientale anche nelle tecniche che si scelgono per la costruzione e la gestione degli edifici. Abbiamo avuto altre esperienze in Palestina e in altri paesi e abbiamo portato questa, diciamo, innovazione anche nel territorio albanese. È un centro, di fatto Urban Lab è un centro polifunzionale ed è pensato per essere una realtà dove pubblico e privato coesistono e quindi coesiste una dimensione di gestione di servizi per la popolazione locale, servizi sociali, ma anche di iniziative per lo sviluppo del territorio, come delle piccole imprese, piuttosto che appunto un laboratorio specifico sull'agricoltura, piuttosto che iniziative di studio e pianificazione al modo partecipato con la comunità locale di interventi per la riqualificazione urbana dell'area. Lavoriamo, come ho detto, molto in ambito di turismo responsabile e molto anche in ambito agricolo. Quello che rappresenta il nostro centro, infatti, è quello appunto di avere diverse anime, sono fondamentali nell'esperienza che stiamo facendo in Albania, lo spazio che viene dato ai giovani e alle donne del territorio, in particolare però alla popolazione giovanile, e il fatto che si possano unire delle anime, dei livelli di intervento in ambiti diversi, per cui appunto riconoscere in uno stesso luogo la possibilità di avere dei servizi a cui la popolazione locale può fare riferimento e sono servizi prevalentemente gestiti da organizzazioni locali, piccole organizzazioni nate insieme al progetto, destinati alle donne, ai minori, ai giovani, e appunto delle altre invece attività imprenditoriali che sono collegate. Abbiamo attivato una piccola serra, stiamo attivando un punto di informazione turistica sul territorio, stiamo insieme al progetto realizzando molte iniziative che si inseriscono in un panorama di sviluppo del turismo responsabile nell'area e in Albania in generale. Lavoriamo anche con il Ministero del Turismo, stiamo predisponendo guide e documenti di policy c'è appunto grandissimo fermento e grande partecipazione da parte dei singoli cittadini e delle realtà associative che popolano e animano il territorio di Diviache. Per noi Urban Lab è proprio uno spazio fatto a mano. Questo essere fatto a mano rappresenta la struttura che è stata costruita secondo anche un sapere tradizionale che si usava nelle costruzioni in Albania, mischiando paglia, fango e altri prodotti dell'allevamento, residui dell'allevamento delle mucche, ed è fatto a mano perché le persone che ne fanno parte, che fanno parte di questo processo a tutti i livelli, quindi dai singoli soggetti sino alle organizzazioni, sino alle istituzioni che vi partecipano, ci mettono concretamente le mani in pasta. Prima di darvi due informazioni più specifiche per capire dove si colloca anche Urban Lab, perché sta in un territorio particolare di Diviache, che è inserito in un parco nazionale, che è il Parco Nazionale di Diviache Caravasta, e lì sta anche il cuore della scelta che abbiamo fatto come organizzazione di avere un progetto che potesse prevedere l'integrazione di più ambiti di sviluppo e una forte correlazione tra lo sviluppo agricolo e lo sviluppo turistico. Vi do giusto due informazioni invece più in generale su quelli che sono gli assi portanti dello sviluppo in Albania. Questo perché rispetto anche ai paesi dove siamo appena stati, attraverso altri racconti, l'Albania sicuramente rappresenta un paese che ha delle differenze, è un paese in forte sviluppo, soprattutto negli ultimi anni, e quindi è un paese che ha visto dei numeri importanti crescere dal punto di vista del prodotto interno lordo e dei vari settori che sono trainanti in questo momento. Ciò nonostante, e forse anche proprio per questo, è proprio fondamentale fare in modo che possa essere da stimolo una visione sulla possibilità di favorire uno sviluppo territoriale, uno sviluppo economico e anche uno sviluppo turistico integrato del territorio. Questo per evitare
evitare che diciamo uno sviluppo frenetico porti a degli aspetti che potrebbero comunque compromettere, come ha già stato fatto anche nel paese, l'integrità ambientale, piuttosto che appunto un'effettiva partecipazione, ricaduta e impatto delle politiche di sviluppo sulla popolazione locale. Due sono gli assi trainanti in questo momento dello sviluppo nazionale: uno è il turismo e uno è l'agricoltura. Qui ho riportato brevemente due dati, giusto per dare un'idea. L'Albania appunto è in forte sviluppo, sta vivendo un fortissimo sviluppo anche dal punto di vista turistico. Qui ci sono riportati dei dati che riguardano il 2019, l'andamento del 2019 fino al mese di agosto sono stati registrati quasi 5 milioni di turisti. Questi sono dati registrati dall'Istituto di Statistica Albanese. Prevalentemente i turisti che hanno visitato l'Albania, quindi con un incremento rispetto agli anni precedenti del 10%, quindi parliamo di una crescita annua veramente consistente, provenivano sia da paesi limitrofi che da altri paesi europei, quindi Kosovo, Macedonia del Nord, dalla Grecia, dall'Italia, dalla Svizzera, scusate, ho ripetuto il Kosovo, la Germania e la Polonia. Il Kosovo è ripetuto perché c'è una grossa componente di popolazione albanese residente in Kosovo, che rappresenta una diciamo particolare unità di turismo rispetto al fatto che ritorna nel proprio paese di origine. Chiaramente, come dovunque, anche in Albania la pandemia sta avendo delle ripercussioni notevoli. Oltre alla pandemia, in Albania c'è stato un terremoto molto, molto forte, che ha devastato l'area di Durazzo a novembre dell'anno scorso, e anche questo ha frenato notevolmente i flussi turistici. Rispetto all'agricoltura, anche in questo caso parliamo di un settore trainante, motivo per cui appunto è considerata insieme al turismo l'asse portante dello sviluppo a livello nazionale. E bisogna considerare che appunto un quinto del prodotto interno lordo è generato dal settore agricolo, ma soprattutto che metà dell'occupazione totale nel paese è nel settore agricolo. Questo è un dato molto importante per un paese che ha vissuto per molto tempo un fenomeno di emigrazione che ha avuto un impatto notevole sulle dinamiche locali. Questa occupazione nel settore agricolo è caratterizzata da piccole aziende agricole familiari, anche perché per una serie di questioni storiche sulla organizzazione e la divisione e la suddivisione dei terreni in Albania, di fatto ogni persona possiede una piccola particella di terreno, le particelle coltivabili non sono grandissime, e questo rende poi anche il territorio molto, molto frammentato. Ha delle zone importanti, anche appunto di tipo produttivo, la maggior parte si collocano sulla fascia costiera, che spesso è anche una zona lagunare, e nelle zone collinari, quindi di quelle montuose che sono al confine con i paesi limitrofi. In tutto questo contesto, appunto questo contesto nazionale, il nostro progetto Urban Lab si colloca in un'area molto particolare, che è appunto l'area del Parco Nazionale di Diviache Caravasta. Diviache, dove Urban Lab è collocato, è un comune che fino alla riforma di qualche anno fa di fatto aveva 10.000 abitanti, e con la riforma municipale che è avvenuta in Albania ha inglobato diverse altre municipalità, fino a racchiuderne circa 5, con il quintuplo della popolazione che veniva gestita prima. L'area di Diviache è un'area parco. In Albania esistono diversi parchi nazionali, quello di Diviache Caravasta è uno dei più grandi, ed è un'area parco decisamente importante per il valore ambientale che rappresenta, quindi ha una ancora potenza della natura incredibilmente vivace nell'area, ha un valore molto importante dal punto di vista turistico e chiaramente anche dal punto di vista economico, perché rappresenta già una fonte di reddito alternativa anche all'agricoltura per la popolazione locale, sicuramente con un piano di sviluppo integrato può offrire maggiori e ulteriori opportunità
però in un'ottica appunto anche di tutela del patrimonio, della biodiversità che esiste in questo parco in questo momento. Il parco ha un'area core, che è un'area boschiva, che è un'area protetta a livello nazionale, e poi ha delle aree limitrofe esterne all'area core che sono anche zone abitate fino a raggiungere l'area urbana dove si colloca il centro polifunzionale che abbiamo realizzato. Ed è un'area dove si praticano diverse iniziative, anche attraverso il progetto stiamo mappando dei nuovi sentieri che permettano di connettere delle aree che ancora sono sottostimate o poco raggiungibili. Ad esempio c'è un sito archeologico che è il castello di Villa Bastova, che si colloca un po' ai margini dell'area parco, che con il progetto di Urban Lab stiamo mappando per fare in modo che i sentieri la possano raggiungere. Il parco è un parco lagunare e quindi ha delle caratteristiche simili anche ad altre aree che noi conosciamo, come a livello nazionale il parco del Delta del Po. Stiamo facendo anche un'operazione di connessione tra appunto quest'area, le altre aree lagunari in Albania e le altre aree in altri ambiti internazionali, perché possano essere scambiate delle buone pratiche sulla gestione sia delle aree protette che delle invece aree che possono essere oggetto anche di turismo e di politiche di sviluppo locale. E nel parco si praticano già diverse attività, ci sono stati diversi progetti che hanno permesso in Albania di preservare queste aree protette da uno sviluppo sfrenato che c'è stato nel decennio precedente. Il ruolo di Urban Lab in questo contesto, quindi in un territorio che è all'interno di un parco nazionale, che ha delle aree turistiche, delle aree protette che hanno una forte valenza turistica, ma che è anche un'area agricola molto importante per tutta l'Albania. Basti pensare che spesso l'area di Divjaki viene definita come la pianura padana dell'Albania per la sua capacità produttiva. Ecco, il ruolo di Urban Lab è quello di offrire una possibilità appunto di generare uno sviluppo integrato e sostenibile, di offrire anche un modello che poi possa essere replicato in altre aree. Questo per noi è importante, perché è importante che vi sia una completa ownership, una proprietà dei processi sviluppo da parte della comunità locale, questo anche attraverso uno spazio fisico dove ci si può trovare, dove i giovani del territorio insieme ai rappresentanti degli agricoltori, dei pescatori si possano trovare intorno a un tavolo e discutere. Questo insieme appunto a una promozione dell'agricoltura locale che supporti i produttori. L'Albania ha una grande potenzialità in ambito agricolo, ci sono ancora molte criticità. Dentro Urban Lab è stato quindi attivato un laboratorio del terreno che permette di analizzare le acque, analizzare i terreni e fare in modo che possano essere gestiti i processi produttivi, dalla fertilizzazione del terreno alla messa sul mercato attraverso determinati processi di certificazione dei prodotti che siano maggiormente qualificati, fino, questo è il nostro sogno, ad arrivare a una sorta di marchio per la certificazione dei prodotti che faciliti poi anche il passaggio dei prodotti nel mercato europeo. E c'è un'attenzione particolare al territorio. Urban Lab infatti si pone come un promotore di politiche di sviluppo locale, sia turistiche che ambientali integrati. Chiudo. Scusa Barbara, ti interrompo un attimo, bisogna che ti avvicini alla conclusione. Sì, perché chiudo semplicemente appunto ricordando che appunto l'idea del modello non nasce da noi, perché ci pensiamo tanto bravi, ma c'è l'attenzione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che finanzia questo ed altri progetti, per cui si è creato un tavolo di lavoro comune. Si è promosso un marchio che è il Made with Italy, che raggruppa
sviluppa tutte le iniziative che hanno permesso di appunto correlare degli aspetti di sviluppo locale a degli aspetti più propriamente produttivi, piccole cooperative di donne che producono alcuni prodotti, ci sono molti vigneti per produzione di vini biologici e quindi ecco la messa in rete di esperienze che è un altro aspetto importante. Chiudo con questo il racconto dell'esperienza di Diviache. Bene, grazie Barbara, anche questa è stata per noi un'esperienza molto interessante che ci ha arricchito moltissimo il rapporto con il parco, il rapporto con gli abitanti, con i pescatori, abbiamo fatto delle esperienze interessantissime. Tutti questi progetti sono pronti per essere promossi sul mercato. È stato chiesto, è arrivata una domanda anche poco fa di un partecipante al webinar che chiede se c'è anche una sponda internazionale per la promozione di questi progetti. Lui si riferiva in particolare a quello della Palestina. Ebbene, la risposta è sì, perché noi siamo un'associazione nazionale, Associazione Italiana Turismo Responsabile, ma siamo anche all'interno di una rete internazionale, per cui abbiamo la possibilità, nell'ambito di questa rete internazionale, di presentare e di promuovere le nostre attività, i progetti, le destinazioni di cui noi ci occupiamo, così come fanno la stessa cosa i colleghi francesi, spagnoli, tedeschi, che sono all'interno di questa organizzazione internazionale. Ecco, io direi a questo punto di concludere i nostri lavori, che ci avviciniamo alle 7:30, che è l'orario previsto per la conclusione, e darei la parola a Elisa Masi che per le considerazioni conclusive. Poi anche se Emilio Cabasino vuole aggiungere qualche cosa, ovviamente ne ha la possibilità. Le conclusioni sono a cura dell'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo. Prego Elisa. Allora, prima di tutto grazie mille, grazie per l'invito, è stato veramente interessante e ringrazio tutti i panelisti per averci fatto fare questo viaggio, anche stando fermi, anche in questa fredda e buia serata di novembre, ci avete portato comunque a giro per il mondo e quindi grazie mille, grazie anche per la passione che per noi è importantissima. Così non ci fermiamo solo alle fredde varianti, ma insomma possiamo vivere anche i progetti. Quindi prima di tutto questo, poi volevo fare delle considerazioni un po' più tecniche, un po' più generali e concludere lanciando una piccola sfida. Allora, le considerazioni di carattere generale sono che appunto cercando informazioni anche appunto in merito ai progetti, oggi stavo guardando un po' attraverso il nostro database e mi sono resa conto che tantissimi progetti sono appunto hanno una componente agricola all'interno del turismo sostenibile o viceversa. Quindi mi sembra che questo sia un connubio che funziona, vabbè. Probabilmente è scontato, in Italia viviamo questa esperienza, io vivo in Toscana dove è la terra degli agriturismi e dove si riesce appunto a conciliare bene questi due settori, queste due cose. Penso, a mio avviso, che è un settore vincente, lo spero, anche post pandemia, perché comunque le persone, i fruitori, i prossimi fruitori dei viaggi hanno voglia di stare in contatto con la natura, di riscoprire la natura, di stare a contatto col verde, tanto più quando è legata a delle produzioni e, come diceva appunto Maurizio, alla narrazione della produzione, entrare in contatto con il lavoro, lo scoprire le piccole cose, l'osservare, l'attesa, sono tutti fattori che secondo me saranno post pandemia, ma io penso che anche adesso comunque viviamo questo forte desiderio di entrare in contatto con la natura, saranno appunto elementi vincenti e quindi spero che anche per i vostri progetti possa essere veramente il punto da cui ripartire. Per quanto invece un po' le considerazioni un po' più tecniche, appunto pensavo che quando riusciremo a riemergere dalle ceneri per questo settore che è stato danneggiato tantissimo ovviamente,
Dovremo capire effettivamente l'impatto che il Covid-19 ha portato sul settore del turismo e specificatamente più nei progetti di turismo sostenibile, turismo responsabile. Dovremo capire effettivamente cosa è successo. E da lì l'altra considerazione che mi veniva in mente è che è importantissimo lavorare con le autorità locali. In questo posso portare anche un po' la mia modesta esperienza, appunto, come abbiamo creato una rete con il CAST di Bologna, Centri Avanzati per lo Studio sul Turismo, con degli operatori, dei tecnici del turismo sostenibile, e ci sono stati vari webinar e tutti appunto hanno espresso questa necessità di poter incidere sulle politiche locali per fare in modo di avere in primis un appoggio effettivamente proprio di infrastrutture e tutto, anche al di fuori della crisi Covid-19, e soprattutto durante la crisi appunto poter avere diciamo un politico, delle politiche che possano appunto aiutare il settore. E quindi secondo me anche su questo ci sarà molto da lavorare e soprattutto ci sarà necessità di coinvolgere appunto le autorità locali. E finirei concludendo che probabilmente anche dal punto di vista dei finanziatori, dei donor, a livello internazionale dovremo capire se ci sarà appunto l'interesse o no di stanziare dei fondi specifici appunto per riattivare questo tipo di settore. Concludo appunto pensando e lanciando un po', chiamiamola una sfida, anche se forse non è proprio la parola più adatta. Come diceva anche appunto Emilio, all'interno del documento triennale di programmazione sono stati indicati alcuni SDG e alcuni target specifici appunto a cui fa riferimento proprio quando si fanno, cioè la progettazione, l'identificazione di un progetto. E comunque è anche importante riuscire poi a monitorare i progetti e anche a valutare i progetti. E qui viene un po' l'idea di dover comunque pensare a degli indicatori che possano poi essere comuni e che possano darci effettivamente una valutazione dell'impatto di questi tipi di progetti. Ecco. Io concludo qui, non so se poi Emilio vuole aggiungere qualcos'altro. Sì. Emilio? Sì. Eccomi, no, perfetto, no, volevo solo stressare, come si dice adesso, questo concetto degli indicatori. Io ho lavorato per tanti anni nella mia vita precedente sul tema dell'economia della cultura e c'è il problema anche in cooperazione a dover giustificare gli interventi sul tema della cultura e quindi questo è un lavoro che noi dovremo comunque fare, quindi indicatori per l'ambito del patrimonio e delle attività culturali, ma a maggior ragione secondo me è importantissimo trovare il modo di misurare in qualche modo gli impatti di questo tipo di attività, perché secondo me sono a fortissimo valore aggiunto, quindi e anche a fronte di investimenti relativamente modesti si raggiungono dei risultati importanti, ma dimostrarlo e poterlo giustificare su chi vuole mettere invece poi risorse sulle infrastrutture, su un altro tipo di attività, ecco, questo per me è la grossa sfida, perché dobbiamo in qualche modo aiutarci vicendevolmente ad aiutarci, con un gioco di parole non molto felice, però il problema è giustificare agli occhi dei nostri colleghi, in prima di tutto, e dei contribuenti italiani, perché noi stiamo dando delle risorse a questo settore, noi ci crediamo, lo sappiamo, vediamo i risultati, dobbiamo in qualche modo trovare insieme il modo di dimostrarlo ancora meglio e con argomenti convincenti. Bene, io vi ringrazio moltissimo. Noi terremo conto di questi suggerimenti, di queste indicazioni, sia
per quanto riguarda il rapporto con le autorità locali, sia per quanto riguarda la ricerca, la individuazione di indicatori convincenti che dimostrino i risultati e l'impatto che hanno i nostri progetti. I nostri progetti raramente sono progetti di turismo in senso puro. Il turismo è sempre collegato con qualcosa. A volte non è nemmeno citato nei bandi, però è implicitamente citato quando si dice, per esempio, diversificazione dell'attività agricola. Che cosa sarà mai questa diversificazione? Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale o del patrimonio naturalistico. Che cos'è la valorizzazione? Quindi, oppure anche progetti più trasversali, no? Sull'occupazione giovanile, sull'occupazione femminile, sul tema della disabilità, che è stato, anch'io ho partecipato e mi sono commosso io nella riunione che veniva citata prima dalle colleghe di EduCaid con la Camera di Commercio e l'Università in Palestina, quando il rettore ha detto: noi non ci credevamo in questo progetto. Abbiamo aderito perché ce l'avete chiesto, ma non credevamo possibile che le ragazze e le donne disabili sarebbero state autorizzate dalle loro famiglie ad avviare un'esperienza di questo tipo. E invece vediamo questi risultati che per noi sono clamorosi. Loro hanno cambiato idea. Ecco, questo è l'impatto. Un piccolo impatto che non si riesce a quantificare con dei dati statistici, ma che ha una forza enorme e una gratificazione per chi ci ha lavorato, che deve essere trasmessa anche al donor, anche a chi ha messo le risorse, sapere che risultato straordinario è stato conseguito sul piano umano, civile e sociale. Insomma. Ecco. Quindi dobbiamo trovare degli indicatori che riescano a cogliere degli aspetti che sono difficilmente misurabili in termini, diciamo, statistici. Certo, i flussi turistici sono misurabili, adesso è meglio non parlarne perché se guardiamo i dati tutti i nostri progetti sono un fallimento, ma non è per colpa nostra. Ecco. Però i flussi turistici sono un indicatore, ma ce ne sono tanti altri. Il fatto che la gente rinunci a emigrare e rimanga nel territorio, per esempio, come si riesce a quantificarlo? Eppure è un dato importantissimo, il contrasto allo spopolamento e all'emigrazione. Ecco, il rientro di emigrati. Sono tutti dati che bisogna trovare il modo di mettere in evidenza, che non è facile, è più facile in altri settori, qua è più difficile. Comunque io qua concludo. Ringrazio di nuovo tutti i partecipanti, ringrazio i rappresentanti delle ONG, ringrazio i rappresentanti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, ringrazio di nuovo Terre di Mezzo e Fa la Cosa Giusta per averci ospitati. Domani ci sarà quest'altro evento per il Myanmar che si tiene alle 4 e che sarà condotto dalla nostra vicepresidente Paola Fagioli. Grazie a tutti e buona serata e buona cena. Grazie, grazie Maurizio, mi accodo anch'io a questo elenco di ringraziamenti. È stato un intervento molto ricco appunto di spunti e di interessanti riflessioni su quello che può fare effettivamente la cooperazione e il ruolo del turismo. Domani appunto ci sarà questo appuntamento alle 16, si parla sempre di webinar, per cui per chi ci sta ancora seguendo vi ricordiamo nel caso di iscrivermi sempre sulla nostra pagina internet www.faracosagiusta.org, dove troverete anche tutto il calendario degli altri appuntamenti. Io ringrazio tutti i nostri relatori, ringrazio di cuore Maurizio D'Avolio per aver condotto questo incontro e vi auguro una buona serata.